Gianluca Gianiorio, benvenuto su Occhio Pavese, come stai? Bene, bene, grazie innanzitutto dell'ospitalità. No, è un grazie. Piacere averti qua perché stiamo per raccontarvi un altro progetto, un altro bel progetto, ancora una volta coinvolge un giovane talento della nostra zona e io vi cito subito il sottotitolo del suo spettacolo che è "Certe strade non le scegli, sono loro a scegliere te". Viene spontaneo chiedersi qual è la strada che ha scelto te. Diciamo quella della musica. Sono nato in una famiglia di musicisti, dove la musica è sempre stata apprezzata, quindi ho avuto già da piccolino un approccio diretto alla musica. A 7 anni cantavo un po' dappertutto e sono nato un po' ascoltando la musica dei grandi cantautori italiani, poi anche influenze del rock inglese. Mio padre era un patito dei Deep Purple, Led Zeppelin. Hai un background musicale pazzesco, devo dire. Ampio, sì. E quindi mi sono da subito avvicinato alla musica. A 11 anni ho iniziato a suonare la chitarra, autodidatta. Spiavo mio fratello mentre suonava lui in camera e da lì poi ho imparato seriamente a suonare la chitarra da quando avevo 14-15 anni. E quindi lì hai deciso che volevi fare il musicista? Sì, in realtà guarda, io sempre un'altra cosa che ho abbinato sempre alla musica è la scrittura. Io ho sempre scritto sin da quando ero bambino, poesie alle scuole elementari, così. Poi verso i 14-15 anni, da quando ho iniziato a suonare la chitarra, ho iniziato a comporre i primi brani. E a 20 anni ho deciso di formare la mia prima band per portarla in giro, quindi relativamente tardi, però ti hai aspettato un po', insomma. Esatto, finito la scuola, poi da lì mi è partito il... Okay. Però comunque la mia vita è sempre stata piena di musica e parole, perché poi alla fine me la cantavo e me la suonavo sin da subito. E infatti hai fatto un percorso, insomma, pieno di grandi esperienze, no? Molti lo conosceranno perché, insomma, è arrivato alle fasi finali delle selezioni di Amici, esatto. Corretto? Esatto, esattamente. Ok, sei andato in studio, nel 2011, insomma, sì. 2011, hai avuto modo di farti conoscere da un pubblico particolarmente vasto, però... A parte quello, insomma, ci sono state anche tante altre belle esperienze. È una strada, che poi è anche il titolo del progetto di cui stiamo parlando, Strade, è una strada che lo ha visto incrociare tante persone, tanti artisti, tante esperienze, non solo Amici, insomma, ma tanto altro. Che cosa ti è rimasto in assoluto di più nel cuore a livello proprio di esperienze artistiche? Beh, partendo appunto al di là di Amici, le cose più belle sono gli incontri con le persone, non so, come te, no? I cantautori emergenti che portano in giro la tua musica, sono quelle più vere, dove si crea proprio un rapporto di vicinanza. Tutti siamo più o meno sulla stessa barca, c'è chi ce la farà, c'è chi non ce la farà, c'è chi magari sarà solamente un passaggio della sua vita. Quindi si sono create delle amicizie bellissime. Si può confrontare. Esatto, esattamente. Poi a livello di esperienze artistiche ce ne sono state un paio che ricordo con molto piacere. Con Beppe Carletti a Sanremo l'anno scorso, da lì poi in qualche modo siamo riusciti a ritrovarci per suonare il 18 luglio del 2015, l'anno scorso, a Zavattarello. Dove ho avuto l'onore di fare l'apertura, eravamo io e il mio pianista. Possiamo sottolineare apertura a una delle più importanti band italiane in assoluto, cioè non è poco, secondo me. No? Infatti è stato bellissimo perché loro hanno un pubblico fantastico. Il pubblico dei Nomadi è una cosa, cioè ti ascoltava. Sì. Comunque tu sei, non ti conosce nessuno. Adesso non mi ricordo quanta gente c'era, sicuramente tanta, perché me la ricordo, cioè da vederla davanti ce n'era tantissima. Okay. E comunque era lì che ascoltava le canzoni, quindi è stato anche un pubblico partecipe che ci ha dato tantissimo. Infatti è stata una delle esperienze più emozionanti a livello di live della mia vita. Poi ce ne sono state altre, con sempre Zavattarello, che poi anche lì è stata una combinazione curiosa, quella poi di poter aprire a Zavattarello tutti questi concerti. Raccontacela. Allora, praticamente era il 2013, stavamo facendo un concorso al Parranda, che poi abbiamo vinto, era il Band Race. E tramite un mio amico l'ho invitato a venirci a vedere, ero con la mia band, lì io. Questo mio amico qua ha portato a sua volta un suo amico. Che era l'organizzatore di tutti questi eventi di Zavattarello. Gli siamo piaciuti e da lì ha voluto farci da fare l'apertura a Umberto Tozzi, era nel 2013. È andata bene l'apertura con Umberto Tozzi, ci ha fatto rifare l'apertura l'anno dopo con Raff, poi i Nomadi, e
poi quest'anno si vedrà. Vediamo. Ancora non si sa. Ok, quindi direi che il concerto dei Nomadi è il primo che hai citato e rimane in assoluto, sì, quindi l'esperienza, sì, forse più bella che hai vissuto. Perché fino a livello emozionale, cioè di emozioni ricevute, mi ha dato tanto. Anche la prima con Tozzi, in realtà, però lì forse più per l'emozione, perché è stata proprio la prima davanti a tantissime persone. È stata bella, però quella con i Nomadi è quella che ricordo più. Con più gioia, diciamo. Tutte queste esperienze, tutti questi incontri, tutte queste emozioni ti hanno portato poi allo spettacolo di cui stiamo, esatto, per parlare, no? Lo spettacolo si chiama Strade, è un recital, prenderà il via venerdì 27 maggio, è una data zero, quindi si comincia proprio da Rivanazzano Terme, è al Teatro Sociale ovviamente di Rivanazzano Terme. Com'è nato questo progetto? Proprio qual è la base dell'idea? Il titolo già un pochino lo lascia immaginare, però raccontaci. Allora, l'idea di questo recital, vabbè, io ho sempre avuto la passione per, non so, ho sempre immaginato la mia musica, ecco, raccontata all'interno di un teatro. Ho sempre avuto questo filone musicale un po' che si rifà un po' ai vecchi cantautori, quegli anni 70, no? Anni 60, 70, poi vecchio cantautorato italiano. Forse per ascoltare le parole il teatro è il luogo più indicato, esatto, no? Esatto, perché comunque tutte le mie canzoni nascono da delle storie, o vissute in prima persona, o da storie vissute da altri miei conoscenti. E quindi da lì l'idea proprio di raccontare una canzone. Infatti dietro una canzone c'è sempre un perché, dietro una mia canzone. In realtà poi questo recital musicale prende spunto anche dal mio primo libro che ho scritto, che ho pubblicato a dicembre, sì, autoprodotto, dal titolo Strade. E allora da lì ho pensato di mischiare la mia passione per la scrittura a quella della scrittura delle canzoni, e quindi fare questa sorta di presentazione del libro cartaceo, che poi è una presentazione di tutte le mie canzoni, ma anche delle canzoni che hanno caratterizzato il mio percorso, quindi cover anche, ci saranno all'interno di questo spettacolo diverse cover. Qual è la difficoltà maggiore nell'unire il racconto scritto con il racconto musicale? Beh, musicalmente deve essere un po' più, cioè devi esprimere un concetto in poche parole, diciamo, quindi quello è sicuramente la parte più difficile dello scrivere una canzone. Anche se certe canzoni parlano già per la melodia che riproducono, già stanno raccontando qualcosa, no? Quindi diciamo che non è una vera e propria difficoltà. Okay, ecco. Ok. Se vogliamo, è sicuramente più difficile esprimere un concetto in una canzone che, certo, all'interno di un libro, ovviamente. Che anche lì nel libro non devi essere poi troppo prolisso, sennò ti, esatto, perdi. Esatto, un'enciclopedia. Esatto. Ma se tu dovessi consigliare questo spettacolo, lo consiglieresti, perché è il tuo ovviamente, quindi lo consiglierai senza ombra di dubbio, ma secondo te cos'è che può colpire in assoluto le persone che verranno a vederlo? L'idea di fondo di questo spettacolo è quello di non abbandonare mai, diciamo, il proprio sogno, no? Mm-hmm. Quindi è un inno ai sogni, alla vita, ecco. Siccome vedo comunque tante difficoltà nei ragazzi della mia generazione, piuttosto che nei giovani, nelle generazioni successive alla mia, vedo tante difficoltà nel potersi esprimere in qualche modo, cercare di creare qualcosa di proprio, perché beh, i tempi, diciamo, che non sono. Ci sono tante possibilità comunque, secondo me, per potersi e forse affacciare. Internet, rispetto anche a quando sei partito tu, no? 7, 8, 10 anni fa, non c'era internet, non c'era YouTube come c'è oggi, no? Quindi forse hanno quel tipo di canale, però bisogna capire se sì, è un po' per tutti. Prima invece c'era un po', esatto, più di selezione, forse. Infatti penso che chi ha utilizzato internet all'inizio è stato lungimirante. Esatto. È stato infatti adesso sono tutti lì, comunque si fa il videoclip, YouTube, piuttosto che fai il singolo va poi subito su iTunes, cioè è tutto un... Io, ecco, il motivo per cui ho cercato di proporre uno show del genere è che comunque in giro pochi soprattutto cantautori emergenti l'hanno fatto, certo, certo. Dispendioso, è dispendioso, se vogliamo, cioè, ambizioso, tra virgolette, passami il termine, perché comunque è una cosa che, nel senso, in pochi hanno... No, certo, ma anche coraggioso, secondo me, come progetto, perché sicuramente, insomma, l'impegno e il rischio c'è. Assolutamente. Assolutamente. Però è stata una cosa, guarda, una soddisfazione personale, cioè, altissima, poterlo comunque preparare con una band di
nuovi elementi, compresi coristi. Guarda, è stato proprio bello, perché comunque mischiare un libro con le canzoni, le cover, fare sicuramente stimolante. Sì, parecchio. Ci siamo divertiti anche nel... Io direi che tutto questo suo entusiasmo, questa energia, la potremo ritrovare senza ombra di dubbio, ricorda tu quando, a questo punto? Il 27 di maggio, che è un venerdì, nel Teatro Comunale di Rivanazzano Terme. Esatto, quindi mi raccomando, siete tutti invitati per andare a vedere questo bello spettacolo, che sicuramente vi farà gioire, e gioirete insieme a lui, insomma. Io ti ringrazio tanto. Grazie ancora a voi. E ovviamente, insomma, quando vuoi venire a raccontarci i tuoi progetti, certo, noi siamo qua. Certamente. Perché oggi sei solo, ma domani, dico che il tempo è galantuomo e si ricorderà di te, per ogni tua preghiera e per tutte le tue lacrime, che hai nascosto nella notte e confuso nella pioggia, e che adesso sei da solo e questa notte già si accorcia.